Credo che io sia l'unico che non ha giocato. Io non l'ho giocato e basta, quindi. Ah, ottimo, okay, è vero. Allora, salve raga, qui del 38 sono con Nanni, Grievous e Rex. Facciamo il potere della forza. Siamo alla seconda parte. Siamo al. C'è il database qui sotto. Sì, il database. Caricamento! Personaggi. Questo me li spoilerano alcune cose. June Eclipse, capitano June Eclipse. Guarda che bello. June Eclipse è originaria di Korlag, un pianeta del nucleo spesso considerato il mondo imperiale modello. Tra i vari altri, perché mi verrebbe a dire Caridac. Secondo me Caridac è più un mondo modello. A me fa ridere che dice, aspetta, però guarda questo tra virgolette modello. Il modello. Il pianeta di Eden Versio. Ah sì. Esatto. C'erano tanti pianeti che hanno le. C'era Raizal che era un altro pianeta fantastico. No, non farlo scorrere. Devo leggere! Come faccio a leggere così? Ma guarda quanto è lungo! Guarda quanto è lungo, guarda, mi ha fatto andare talmente giù che manco mi ha fatto risalire. Guarda quanto è lungo! Guarda quanto è lungo, vuoi leggerlo tutto? No? Lo posso leggere. Almeno soltanto la parte più importante. Da bambina Juno dimostrò un profondo interesse nei confronti delle civiltà aliene, incoraggiato fin da subito da sua madre. Purtroppo sua madre morì in uno scontro a fuoco tra gli imperiali ribelli di Korlag. Al padre freddo e distante di Juno il compito di crescita. Questi era un convinto sostenitore dell'imperatore Palpatine, tanto che impulse sua figlia ad apprezzare l'operato dell'impero e scoraggiò il suo interesse per le culture aliene. Con il passare degli anni, Juno iniziò a capire che non avrebbe mai ottenuto il rispetto o l'affetto di suo padre, il rispetto soprattutto, che continuava a professare la sua grande ammirazione per quelle donne e quegli uomini coraggiosi che entravano nell'Accademia Imperiale di Korlag. Sperando di guadagnarsi finalmente la sua approvazione, la seria intelligente Juno decise di, e dotata, no? Decise di puntare all'Accademia. Diventò presto una studentessa modello, ma per l'intera durata della sua adolescenza non conobbe mai la vera felicità. Ok. La vera felicità, no? Va bene così. Ma stavo ancora leggendo! Vuoi leggere? Criminale! Criminale! Vuole molto che l'intera carriera scolastica di Juno venisse notata dai reclutatori imperiali. All'età di 14 anni Juno fu lo studente più giovane mai ammesso all'Accademia di Korlag, dove si impegnò al massimo delle proprie forze per non sfigurare agli occhi del padre. Imparò a pilotare e riparare ogni tipo di veicolo. Sono sicuro che la TTN lo sa riparare. A prendersi cura dei droidi e utilizzare un'ampia varietà di armi con estrema precisione. Con sua grande sorpresa, Juno si rivelò anche un abile pilota da combattimento. Nonostante il suo duro lavoro, però, il padre di Juno non le dimostrò mai l'affetto che desiderava tanto. Ma che palle! Era un palle. Io volevo un maschio! Volevo un maschio, è vero, purtroppo è vero. Sicuro. Quando Juno era... Tuo padre voleva un maschietto, ma purtroppo è nato. Quando Juno si diplomò all'Accademia, io non si presentò nemmeno alla cerimonia. Vabbè, ma che stronzo. Furioso, Juno lasciò Korlag per svolgere il servizio imperiale, giurando di non tornarci mai più. L'impero, e in particolare i suoi compagni d'armi, sarebbe stata la sua famiglia. Dopo essersi diplomato all'Accademia, Juno svolse numerose missioni di combattimento in tutto l'orlo esterno, man mano che l'impero ampliava i propri confini pacificando i pianeti sconvolti dalla guerra. Giustamente. I suoi successi sul campo valsero le diverse onorificenze e l'ammirazione tanto dei suoi compagni quanto dei suoi superiori. Per la prima volta nella sua vita Juno era felice. Sì, perché l'impero ti porta alla felicità. Esatto. Vedi l'impero, vedi che bello, vedi. Era circondata da amici, rispettata e perfino temuta per le sue abilità. E aveva una vita avventurosa. Le imprese di Juno attirarono l'attenzione di Darth Vader. Sotto il suo comando, Juno guidò un bombardamento contro gli insorti di Kallus. È la Maronna! Di Kallus! Kallus. Mamma mia. Non della gente Kallus, di Kallus. Sì, vero. Ci stavo pensando. Sì. Un pianeta del loro... Avrebbe dovuto essere il momento di gloria di Juno, la missione più importante che avrebbe avvicinato al braccio destro dell'imperatore. Juno scelse personalmente i membri della sua squadra e sferrò un assalto devastante. Tuttavia, durante il bombardamento, Juno si rese conto che le specie native del pianeta avevano ben pochi armamenti difensivi. Iniziò a mettere in dubbio l'attacco, Fener le ordinò di distruggere un immenso. Ma Fener non ha altro da fare. Cioè, scusa, tra tutti i mille impegni che ha, deve mettersi a seguire lo streaming di lei che bombarda un pianeta. È in live, è su Twitch. Ma però meglio, cioè, probabilmente era la sua camera iperbarica, non aveva niente meglio da fare, seguiamo la live, ti giuro.
Sì, mica perché è una, perché è una brava pilota, per carità, no, mica per le sue tette, dicevamo. Non no. Volendo compromettere la sua vita perfetta come ufficiale imperiale, Juno obbedì agli ordini, giustamente. Rimase sconvolta quando venne a sapere che l'esplosione causò cambiamenti climatici globali, spazzando via quasi tutte le forme di vita del pianeta, inclusi milioni di esseri senzienti e migliaia di forme di vita nei documentari. Ups! No, sei del tipo... a caso, che sì. Ups. Diciamo, no, sai, tipo hai tanti morti sulla tua coscienza quasi quanto Tarkin, ma va bene, non ci credo. Tutto sulla norma, ok. Come dire, in compenso per il suo lavoro svolto nella battaglia di Cal, il lavoro esemplare, Juno ha ricevuto un incarico speciale da Fenrir. Ora è diventata il pilota della Rogue Shadow, una sofisticata nave sperimentale riservata unicamente a uno dei misteriosi agenti del Signore dei Sith, che Juno conosce solo col nome di Starkiller. Riadattato per il pianeta Starkiller, però no, in realtà base Starkiller dove abitava, dove è nato Starkiller. Beh, Starkiller doveva essere il nome di Luke Skywalker all'inizio. Darth Vader. No, Danny lo vuoi leggere te Darth Vader? Dai, leggilo tu. Nanni? Io? Avevo capito. Aspetta. Ci proviamo. Incarnazione del male e del terrore puro, Darth Vader è il feroce braccio destro dell'imperatore Palpatine. Il suo vero nome è Anakin Skywalker e fin da piccolo dimostrò un talento straordinario nelle vie della forza. Da bambino diventò un pilota esperto e in seguito fu uno degli eroi della guerra dei cloni insieme al suo mentore, il generale Jedi Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan addestrò Anakin all'uso della forza, ma nel frattempo l'allora cancelliere Palpatine riconobbe il suo potenziale e iniziò a manipolarlo segretamente per convincerlo a diventare suo apprendista. Anakin non sapeva se schierarsi dalla parte dell'Ordine Jedi o da quella di Palpatine, che gli promise che con il potere del lato oscuro avrebbe potuto impedire la morte dei suoi cari. Successivamente, Anakin scoprì che il cancelliere era... Era in realtà un signore dei Sith, ma venne lasciato al Tempio Jedi quando Mace Windu e gli altri andarono ad arrestare Palpatine. A quel punto Anakin disobbedì agli ordini e lasciò il Tempio, giungendo nell'ufficio del cancelliere proprio quando Mace Windu era sul punto di ucciderlo. Anakin scelse di proteggere il cancelliere, scelta nel cazzo, condannando a morte il maestro Windu. Come segno di riconoscenza, il cancelliere lo nominò signore dei Sith, battezzandolo Darth Vader. E il resto lo sapete. Ok. Con la prima missione di ruolo... aspetta, che cos'è questa? Con la prima missione di ruolo... di... sono parla di Darth Vader con... Sì, massacrando gran parte dei cavalieri Jedi, dei maestri e dei giovani Padawan. Poi si diresse a Mustafar per eliminare ciò che restava della Confederazione. C'è sta. Obi-Wan Kenobi seguì Fener fino al pianeta vulcanico, no? Nascosto nella nave di sua moglie. Così. Nella macchina, nel bagagliaio della macchina. Nel bagagliaio della macchina. E lo affrontò in un duello fino all'ultimo sangue, che culminò con la caduta di Fener in un fiume di lava. Si detto così, sembra vero, cioè, non è che è caduto, gli ha tagliato le gambe mentre gli volava sopra la testa. Ha sfiorato il fiume di lava, in realtà, è solo che ha preso fuoco. Bellissimo, tipo, della Fener stava passeggiando su un fiume di lava quando di colpo cadde. La lava, esatto, no, la più vecchia del mondo, sì. Si è autoproclamato, come Chad Vader, no? Sono scivolato nella lava. Dopo essersi autoproclamato imperatore, Palpatine trasse in salvo Fener Vader e lo trasformò completamente, dotando il suo corpo in fin di vita di una corazza speciale e di un apparato di respirazione, malgrado avesse perso quasi tutta la sua umanità. Fener continuò a servire l'imperatore dando la caccia agli ultimi cavalieri Jedi superstiti. Darth Vader sembra estremamente fedele all'impero, sembra, ma dentro c'è un profondo rancor dei suoi confronti e pianifica segretamente di detronizzarlo. Come parte del suo piano, Fener ha corrotto un ragazzo facendolo diventare suo apprendista. Dito le caramelle, abbiamo i biscotti, entra nell'impero, dito i biscotti. Ma entrando nelle vie del lato oscuro della forza, promettendogli che un giorno distruggeranno insieme l'imperatore. Sì, è tipo Mago Merlino cattivo, tipo, no? Ho preso questo ragazzo sotto la mia ala per corromperlo. C'è sta. Che gli scrive sti database? Cioè, sarebbe considerato traditore sto qua che sa tutte queste cose. Ma non sono... il Jedi Fuggiasco, vediamo cosa c'è scritto. L'ordine 66, emanato dall'imperatore, non decretò la fine dei Jedi,
migliaia di Jedi persero la vita quando vennero attaccati in sorpresa dai propri soldati clone, e decine di potenti maestri Jedi dell'ordine morirono durante il brutale assalto di Fener. Che poi, parlando di numeri, cioè i Jedi sono 10.000, e da quel che avevo letto l'Ordine 66 ne muoiono il 98%, e quindi ne sopravvivono 200 su per giù all'Ordine 66. Sì. Ah, ok, ok, ci sta. Pochi Jedi che sopravvissero al tradimento di Palpatine nella spada laser di Fener, fuggirono in vigilio. Molti si nascosero, eccetto Ramkota, che ha detto no, spacco tutto, no? Spacco bottiglia, ammazzo famiglia, spacco bottiglia. Sì. Altri voltarono le spalle alla forza e assunsero nuove identità, sì. Che sono i più simpatici, in realtà. Esatto. Intenzionato a distruggere l'ordine Jedi, l'imperatore Darth Vader continuarono a cercare eventuali superstiti in tutta la galassia. La spietata epurazione dei Jedi portò Fener su innumerevoli pianeti, no? Allora Anakin, tipo, quante stelle, io voglio vederle tutte e ammazzare i Jedi che ci sono dentro. Mi piace, sei male. Quanto siamo stronzi, comunque. Affrontò un misterioso cavaliere. La purezza dei Jedi portò Fener, vabbè, affrontò un misterioso cavaliere Jedi, che non è neanche il nome, vabbè, che aveva stretto un forte legame con i nativi Wookiee, ma va, gli avevano pure dato la casa. Malgrado Fener sapesse che spiega il database, sa chi è, che Vader è Skywalker, ma non sa il nome di sto tizio. No, secondo me l'hanno tradotto letteralmente in inglese, e magari in inglese non dice il cavaliere Nasco, ma magari dice proprio il nome. Questo era un figlio. Dopo aver ucciso il cavaliere Jedi, Fener rapì il suo figlio per trasformarlo nel suo apprendista segreto. Ma invece il suo vero nome non si sa tuttora, ma la sua vera identità non si sa tuttora. Cavaliere Jedi, soldati imperiali interessanti. Sì, soldati d'assalto. No, perdone, questo è la legge T-Rex, che sono soldati all'impero. Provo. Soldati d'assalto d'élite fedelissimi all'imperatore, sempre pronti a sacrificarsi in nome dell'impero. Indossano solide corazze bianche equipaggiati con un'ampia varietà di dispositivi di sopravvivenza e di controllo della temperatura, che consentono loro di muoversi agilmente in qualsiasi ambiente. I soldati d'assalto imperiali sono armati con fucili blaster E11 d'ordinanza e attaccano in gruppo per sopraffare il nemico. Rapido fulgore. Esatto. Non l'hanno scritto perché ovviamente è un propaganda ribelle. Sono di parte, perché sono ribelli, filo ribelli. Questo Madonna, okay. Vabbè, non ce lo leggiamo. No, non ce lo leggiamo perché secondo me può fare lo spoiler. Evitiamo, perché sono database, evitiamo. Ok. Ma guarda se c'è scritto altro. No, solo questi, perché non abbiamo nulla. In tutto ciò non hai guardato i veicoli. Vabbè, guardiamo dai. E non ce l'abbiamo, non abbiamo affrontato niente di veicoli. I veicoli non so cosa possa esserci, non ne abbiamo ancora visto uno. Ma no, ci sono il cacciatore. Guarda, c'è un executor. Ma ha un executor. Ok, bello. Che cazzo di executor? È finito. Madonna, un colossale Star Destroyer attualmente in costruzione a totale insaputa dei nemici dell'impero, ma non di quello che è scritto sta roba qua. Io so tutto, eccetto il nome del Jedi Fuggiasco, perché quello non si sa, non è stato creato, ecco. Progettata da come simbolo del potere delle risorse illimitate. Io adesso adoro dell'Excel, dovrebbero scriverlo. Io sono una cosa, sono il simbolo delle risorse illimitate. La sua forma e le sue dimensioni sono in grado di terrorizzare interi sistemi. Sì, terrorizza anche me solo a guardarlo adesso. A tal punto da farli arrendere senza opporre resistenza. La Madonna. Non è mai successo, però mi serve che lo racconta. Una volta completata questa nave unica del suo genere, verrà armata con un migliaio di armi. Di migliaia! Un sacco di roba ci buttiamo. Anche la lavandini. No, ma guarda la descrizione, io sto leggendo più avanti. Spara elastico, lo sparaventoso. No, leggi tutto, per favore, che è poco di comico, dai. E diventerà l'ammiraglio della flotta di Darth Fener, oltre che al momento non comanda un cazzo, comanda un destroyer, però sì, avrà una flotta eventualmente. In futuro. Dopo aver fatto casini, vari fumetti con Taj e altra gente. L'Exactor trasporterà due squadroni completi di caccia TIE, per un totale di 144 veicoli, quindi 144 TIE, 200 navi di supporto da combattimento, 38.000 soldati d'assalto terrestre, che sono un po' pochini, ma vabbè. Ma effettivamente... Un numero di buoni nei camminatori imperiali sufficiente ad annientare qualsiasi difesa planetaria al momento.
Ah no, al momento no, no. Al momento però l'executor ospita solo Darth Vader, tipo ospiterammi le robe, però adesso non ha un cazzo, tipo Darth Vader, il suo apprendista segreto, Proxy, alcune migliaia di droidi costruttori, perché gli operai costavano troppo. Esatto. Che lavorano, e poi gli operai poi fanno scioperi, sai, no? Certo, questi li paghi una volta, poi basta. Esatto. Dopo non li paghi più. Conosco molti veicoli qua, vabbè. Dobbiamo leggere per... C'è un Shadow. No, ma leggiamo questo, è più ignorante. Il colossale destroyer rappresenta la vera colonna della flotta imperiale. Un enorme incrociatore equipaggiato con cannoni ionici turbo laser, due enormi generatori scudi deflettori in cima al ponte di comando che proteggono la nave durante le battaglie e vengono distrutti sempre ogni volta. E le sue decine di raggi traenti possono catturare e immobilizzare navi nemiche. Lo Star Destroyer di classe 1, il simbolo della potenza dell'impero, è una meraviglia tecnologica. Ma quindi c'erano già nel Legends classe 1 e classe 2 Imperial. Sì. Ah, figo. Però il classe 2 veniva creato dopo la battaglia di Yavin, come anche nel... Sì. Episodio 5. No, nel canon in teoria c'è l'Imperial 1, che è quello che c'è fino a Rogue One, e poi gli Imperial 2 sono quelli che si vedono dal 4 in poi. Come cacchio si chiama l'incrocio di Il Devastator. Quello di Vader? Sì, il Devastator. Quello lì è teoricamente è l'ultimo di classe Imperial 1, l'ho proprio letto. Infatti, però dico, quelli di classe 2 vengono fatti dopo, a partire dal 5, da dopo. Sì, sì, scusa, sì, hai ragione, dall'impero colpisce ancora, sì. Ok, allora, vediamo cosa abbiamo. È una meraviglia tecnologia, dei cantieri navali QAT esclusivamente per le forze imperiali, esatto, chi è? Le prime navi di grandi dimensioni, a grande potenziale distruttivo, tuttavia furono progettate durante la guerra dei cloni. Vedi, al termine del conflitto, un ingegnere della Repubblica costruì lo Star Destroyer classe Victory. Potenziato per... Sì, il classe Victory in realtà appare negli Insider, quelli che sto collezionando io. E appare solo là, tipo un'intera battaglia dei Victory contro i separatisti. E sono delle bestie di Satana quei cosi, e non si fanno vedere. No, perché secondo me George Lucas li ha completamente ignorati, ha detto no, io voglio il Venator, chi se ne frega. Perché a me dà fastidio, perché la classe Victory, io la conosco benissimo, grazie anche delle mod l'Impero in Guerra, per dire. No, l'Impero in Guerra ce l'ha non come mod, era base al Victory, mi sembra. Sì, però io ce l'ho la versione repubblicana, con i colori e tutto. Con la mod. Però è stato divertente che io poi ho pensato, wow, sarebbe figo vederli dei Clone Wars nell'ultima stagione. Che quella è l'evoluzione! È l'evoluzione, capito? Che mi fa incazzare. Comunque, continuiamo. Generatore di ionizzazione solare IA2B dei cantieri Sienar, il generatore più potente mai creato fino ad allora, paragonabile a un piccolo sole. Il reattore IA2B alimenta i sistemi di iperguida, gli armamenti, i supporti subluce, i computer, i sistemi di supporto vitale, lo Star Destroyer ai massimi livelli, riuscendo addirittura a conservare la sostanziale riserva. Wikipedia è andato a trovare tutte queste cose. Sì. Wikipedia ha stappato una bottiglia di spumante quando ha trovato sta roba. Sì, veramente. Disney che ha resettato tutto. Sì. Mamma mia. Io mi ricordo quel giorno in cui sono passati da Legends a Canone, che quelli di Wikipedia hanno messo l'immagine di Throne pugnalato alle spalle. Sì. Proprio il giorno dopo. Proprio come immagine. Non credo, coraggio, tutto il lavoro fatto finora è inutile. Madonna, che tristezza. Ma vedi come erano tutti accurati su ste cose. Io che cazzo dico a fare? Continuiamo. Ora, ogni stazione trasporta un'intera squadra di 72 cacciatori di diversi modelli. Cacciatori vengono impiegati in battaglia, nella difesa perimetrale, nel pattugliamento di sistemi e missioni di cognizione, negli assalti planetari. Insomma, dappertutto. Il cuore di ogni Star Destroyer è il ponte di comando, posizionato in cima a una grande torre di controllo che, se Delta abbassa il... si staglia sopra la struttura superiore della nave, la navigazione, gli armamenti, le difese, lo schieramento di truppe e cacciatai, le manovre tattiche e i salti negli iperspazio sono tutti controllati dal ponte in genere. Il capitano dello Star Destroyer è sul ponte di comando a supervisionare il lavoro degli ufficiali. Sì, perché nel 90% dei casi esiste il ponte di comando e l'hangar. Noi i corridoi non li vediamo quasi mai. Non esistono. Mai visto una mensa di un Imperial? Non ho mai visto tipo la sala al bivacco dell'Imperial? No, Rex. Vorremmo vedere quelle cose. Queste sono vorrei leggere anche questa, ma non me tiene questa. Adesso non me frega. Altre robe, guarda se c'è il cacciatiere. No, se non li affrontiamo, non li vediamo, non c'è stanno. Vedi? Guarda, no,
No, non te lo faccio. C'è una TST Tamarro, che cacchio è? Poi lo vedremo. A proposito, una cosa che stavo per dire che a te è PS2, praticamente è, quando dovevi andare in una base, no, in una nuova mappa, tu avevi la possibilità di cambiarti la skin, cambiare la spada dentro il tuo piccolo stanza, diciamo, persona, un po' come il Fallen Order, che okay, prima di andare su un pianeta stavi dentro la nave. Mo ad esempio io posso fare una cosa. Non è la... tiene la spada tipo a sopra. Aspetta, bullizza gli astromeccanici. È la tua occasione, è l'unico. No, vabbè, va bene. Ti piace. Taglialo. Aspetta, prova a tagliare la spada. Ma ce ne sono altri. Ok, no, ma so per un semplice motivo. Madonna, c'è la guerra. So per un semplice motivo. C'è una battaglia fuori. Sì, c'è una battaglia. Esatto. No, l'ho distrutti per questi. Perché c'erano. Che faccia, non li leggiamo. I droidi astromeccanici programmati per la navigazione e la riparazione delle navi spaziali sono identificati con una R nel proprio nome, come nel caso, no, perché come nel caso delle unità R3 o R4. Gran parte di quindi gli inglesi avranno una mera, cioè avranno proprio un giorno speciale a leggere tutti questi nomi con la loro R dell'accento. I francesi hanno il problema con la R morta. Gran parte di questi droidi sono progettati per inserirsi in cavità speciali ricavate a bordo dei caccia stellari. Durante il volo, i droidi astromeccanici possono pilotare la nave, accedere alle coordinate iperspaziali conservate nelle proprie banche dati ed eseguire riparazioni. I droidi astromeccanici della serie, ma non possono fare le scale, o meglio, fanno una fatica bestia a fare una rampa di scale. Esatto. La dura vita. I droidi astromeccanici della serie R2 delle Industrial Automaton sono di gran lunga quelli più efficaci. Il droide R2, molto più compatto dei suoi predecessori, è equipaggiato con una vasta rete di... serie di strumenti. Ah, ok. Serie di strumenti, sì. Sebbene sia stato progettato. Sia stato progettato come unità di diagnostica e riparazione. Il droide R2 può essere utilizzato come unità multifunzione e addirittura per recupero di dati criptati. La serie R2 è stata, cioè, ovviamente non ogni riferimento a Principessa Leila e Piani della Morte Nera è puramente casuale, sì. La serie R2 è stata prodotta per inserirsi perfettamente nelle cavità, si l'hai già detto, dei caccia militari, precedentemente riservate a specifici modelli governativi. Quando inserito in questa cavità, il droide R2 può monitorare le condizioni di volo, isolare e ripararsi riparare guasti tecnici, gestire l'intero impianto energetico della nave, grazie al suo processore avanzato. Inoltre può effettuare più di 10.000 operazioni al secondo per prevedere potenziali problemi. Ogni droide R2 può conservare fino a 10 coordinate per spaziali ed eseguire semplici manovre di volo. E la madonna, che ste creep... Che sto usa i cheat, cittato R2D2. Ecco, e poi io dico che i ribelli sono feccia. Vedi, valore aggiunto ai piloti imperiali. Non hanno bisogno di sti droidi qua per pilotare. Sì, loro sanno fare i salti per spaziali. No, loro non fanno i salti per spaziali. Hanno risolto il problema a prescindere. Esatto. Non li fanno. L'avviamento del motore è rollio prevolo. I droidi R2 sono programmati per adattarsi alle specifiche tecniche di oltre 700 modelli di navi spaziali. Eccetto il Delta 7, dove invece devono essere decapitati violentemente e collocati dentro. Ma io so guidare. Ma Delta 7, vero? Ogni cosa che ha Delta dovete stare attenti, perché i numerosi sensori in dotazione includono un ricevitore ad ampio spettro e dei rilevatori elettromagnetici termici di movimento, di segni vitali. Possono anche utilizzare un sensore visivo estendibile per ispezionare gli spazi più angusti. Sotto il rivestimento dei droidi R2 sono presenti altri sensazionali strumenti, come due arti pensili, un saldatore elettrico, una sega circolare, un proiettore olografico, un compartimento interno e un istintore. Compra anche tu il droide R2. Scontato. E il Miracle Blade muti. E che sarete fra le 5:50 del telefonate riceverete anche il droide R2 con i razzi che volano. In seguito al successo della serie R2, la Industrial Automaton ha prodotto l'unità R3, che però non si fila a nessuno, dotata di un'intelligenza artificiale Intel X5, ancora più avanzata e programmata con statistiche dettagliate su qualsiasi nave spaziale della flotta imperiale. Ma della flotta? Ma perché della flotta imperiale? Oh, che è? Cos'è? Aveva le informazioni criptate dell'impero. Vabbè. Spero che lo vendesse all'impero io. Ma sì, cioè, è programmata con statistiche... Magari sono quelli neri. Sì, probabilmente. Ah, okay. La sua funzione primaria è quella di assistere gli artiglieri. Sì, i pinguini. Cammina un po' come dei pinguini, in effetti, quando si muovono solo con due gambe. Quindi, in effetti, si sposeranno anche bene con gli artiglieri. Sì, ovviamente. Probabilmente ne hanno proprio uno modificato. Immagini i Rex, gli artiglieri che ne fanno uno modificato e gli mettono il becco all'unità R3, così quando si muove c'è pure il
Gli appoggiano il casco sopra. Ma dai, sì. I soldati di guardia e gli ufficiali a bordo delle navi ammiragli della flotta. Anche i droidi R3 possono essere inseriti nei caccia, ma sono in grado di memorizzare solo un massimo di 5 coordinate iperspaziali. Ma do che male, tristezza! Ma poca memoria. Mamma mia. Mo però. Scusate, ero andato a prendere. Sta morendo. L'imperatore non può dire. Fammi leggere l'imperatore. No, non lo leggiamo che può fare lo spoiler. Fidiamo, ma no, guarda che bello, poi lo leggo con la voce di Palpatine. E no, ora dobbiamo leggere il personaggio più importante. Il più importante, raga. Il più importante. Dove? Uno scout. Dove? Ah, ma questi non li abbiamo visti. Non li abbiamo visti, i Wookie. Guarda, io voglio dire, il primo Wookie è bellissimo. Oddio, ma quanti ne sono? Uno, due. Sono questo non lo conosco. No, forse so chi è, meglio che sto zitto. No, so chi è. Forse I Wookie. No, stavo guardando, però mi sta spoilerando personaggi. I Wookie. Quali dei tre? Eccolo. Anche se la loro civiltà può sembrare primitiva, i primitivi Wookie hanno imparato a progettare e costruire un'ampia varietà di blaster ed altre armi a distanza molto tempo fa in una galassia. Vabbè. La fanteria Wookie è addestrata all'uso di una particolare balestra laser che lancia micidiali frecce energetiche. Un'arma tradizionale degli Wookie che richiede una grande forza per essere azionata e puntata con precisione. In genere la fanteria Wookie attacca dalla distanza, lasciando che siano i Berserker e gli altri soldati Wookie a rallentare l'avanzata nemica. Ma non parliamo dei lanciarazzi Wookie di Republic Command. Mamma mia, delle Gesù, bestie di Satana. Gesù. Oh, mamma mia. Altro inizia una contraddizione, cioè anche la loro società può sembrare primitiva. No, ho capito male io. Ritiro quello che ho detto, ho letto male. Cioè, il problema fondare il pione. No, ma comunque sei esagerato. Dica. Ma se i Wookie iniziassero a indossare pantaloni, la gente non li considererebbe più primitivi. È quello il problema. Ma io volevo farvi notare una cosa importante. Allora, per prima cosa, i modelli del potere della forza, i Wookie sono quelli là di Battlefront 1. Piccola parentesi, la testa e faccia è quella, il corpo è praticamente quello, pure la giacchetta. La balestra è più grossa. È modificata, giustamente, l'hanno riadattata. Poi arriva lui. Quasi tutti i Wookie sono feroci guerrieri, ma i Berserker Wookie sono stati addestrati a usare la loro forza e la loro furia leggendaria in un modo più ragionato ed efficace. Ragionato. No, proprio li hanno seduti e hanno detto compilate un test con le lame. No, non ho spaccato il tavolo. Sono molto ragionevoli. Sì. Proprio, guarda, gli hanno fatto l'istituto tecnico. Prima linea di difesa di Kashyyyk. I Berserker Wookie sono a distanza nei villaggi dell'intero pianeta. Sì, beh, sono Wookie, vivono nei villaggi dove devono vivere. In genere brandiscono enormi spade Reek. Ah sì, è vero che Reek è una roba dell'universo del Legends. Madonna. E sono estremamente protettivi verso i propri compagni. Di fronte a una forza nemica, i Berserker si lanciano in battaglia senza esitazioni. Li abbiamo visti pure tuffarsi dall'altra parte del ponte e cadere. Esatto. Anche se può sembrare una pratica troppo avventata, il loro scopo è quello di attenuare il fuoco nemico e coprire i Wookie più vulnerabili, come i soldati di supporto armati di balestra. E quindi cosa vuol dire? È tipo, lo so che i loro attacchi sono i suicidi, ma almeno non sparano agli altri. Ok, allora, grazie. Questi, i Wookie in generico, poi, ovviamente abbiamo parlato dopo. La galassia, dove non mettere però il coso, la moglie di Chewbacca, il nonno pornatore, là, e il bimbino. Noti in tutta la galassia per la loro forza leggendaria e gli speciali di Natale orrendi, i Wookie sono umanoidi potenti e interamente ricoperti di peli nativi di Kashyyyk. Ma cos'è? Aspetta, l'ho letto bene sta cosa qui, se li pianta, alcuni loro non vengono, loro sono letteralmente ricoperti di peli nativi di Kashyyyk, è bellissimo. Quando nascono gli mettono addosso i peli nativi del pianeta. Sì, no, in realtà loro sono sono degli umani giganti con il muso da cane. Se avete mai visto una foto di un Wookie senza peli, non cercatela su Google. Allora, no, io sono sicuro per Battlefront 2 senza peli, credo che quella risponda. Sì, io sono sicuro che l'idea, secondo me, l'idea della traduzione, che qua l'hanno tradotto, secondo me letteralmente voleva dire forse la peluria
storia tipica di Kashyyyk. No, ma lo so cosa voleva dire chiaramente, però fa troppo ridere sta versione. Peli di nativi. Estremamente leale e molto protettivo nei confronti delle proprie famiglie, vabbè, come chiunque. I Wookiee sono generalmente miti. Eh? Miti, ok. Ma possono avere degli occasionali scatti di ira che li trasformano in guerrieri inarrestabili. Vabbè, come qualsiasi italiano in realtà del resto, vabbè. Soldati Wookiee sono equipaggiati... Non toccate la pizza! Scateniamo la guerra! I soldati Wookiee sono equipaggiati prevalentemente con balestre ed enormi spade ricche, cioè nonché unicamente, ma vabbè. Unicamente. Sebbene comunichino con una serie di ringhi grugniti e ruggiti, perché hanno spesso usato dei rozzi primitivi, i Wookiee sono in realtà un popolo molto intelligente. Mi pare che vada primitivi, ma intelligenti, decidetevi! Addirittura ne avevi spazio, ti ho detto i pantaloni, raga, mettetevi dei pantaloni. Cambiano idea subito, si fanno le corna. Pantaloni blu. Sì, i villaggi, mi viene in mente Wergar Urmon là, che aveva i pantaloni jeans, sì, là, come si chiama. I villaggi che hanno edificato tra i rami dei colossali alberi di Kashyyyk sono forse il loro principale capolavoro. Forse l'unico! Neanche forse, l'unico! Oh, mancano i tavolini di Mogano. Esatto, no, ma fanno parte del corredo, Rex. Ah, giusto, giusto. Sì, li abbiamo scassati prima, li abbiamo scassati con Darth Vader, quindi. Sì, esatto. No, ma cos'altro? Allora, io i Wookiee li conosco perché Chewbacca, forza lavoro della Morte Nera. Bazooka di Republic Commando, speciale orrendo di Natale, vi prego non guardatelo. Cioè queste sono le sei cose più importanti dei Wookiee che hanno. No, aspetta, ci sta anche il Wookiee con Teitrando che gli fa il culo quando spaccano, alzano il superdrone da battaglia, lo buttano a terra e qualcosa di... No, quello era Tarful. No. Ci sta in un momento dove tu sei combatti contro un superdrone da battaglia che sta arrivando un Wookiee, lo salvi in anticipo e prendi, riesci a anticipare. Dopo te lo facciamo, se giochiamo, perché io me ne ricordo tutto. Siamo avanti intanto, Delta non... Sì, siamo rimasti un po' troppo indietro, abbiamo praticamente letto tutto, però ci manca il protagonista principale della saga. Me l'hai portato, era giù. No, non me l'ha selezionato. Ah, era giù. No, io parlavo in maniera ironica. Volevo. Vabbè, ad ammazzare un altro così te lo seleziono. Wow, abbiamo perso molto tempo a parlare di questi. Intanto guardiamo il paesaggio com'è bello. Prova a prendere un coso. No, non gli dà X sta gente. Spacca il vetro. Lo puoi fare? Aspetta. Prendi una roba e buttala fuori. Madonna, io faccio schifo. Però devi mirare il vetro, sai com'è. Bell'idea! Bellissimo! Ah, figo, ok. Sono le paratie come sul ponte della nave di Grievous. Ma che figata! Esatto, che figata! Ma che figata, vabbè, però voglio vedere anche il panorama, però. Guarda si vedono dei generatori di scudo riflettore lì a sinistra. Sì, l'ho visto. Ah, no! No, volevo uscire, vorrei che succedesse. Sai che bello, sei morto, Pippa! Il gioco! Ecco. Ah, non è rimasto nulla. Ti proprio l'hai disintegrato. No, mo lo voglio leggere. Dimmi che ci sei. No, guarda, ma sempre più sopra sta, sempre sopra. No, non me lo dà, tu stai. Disgraziato, infame, piccolo sgor. Ah, oh. Lui era importante, ragazzi. Droide energetico Gonk. Un droide energetico dalla forma squadrata, con due tozzi arti inferiori, fatti per essere bullizzato ripetutamente, una personalità fastidiosamente testarda, il Gonk è essenzialmente un generatore ambulante, con l'unico scopo di fungere da fonte di energia mobile per macchinari e altri droidi. I droidi energetici non possiedono circuiti logici e obbediscono solo a semplici comandi vocali. Sporadicamente vengono programmati anche per eseguire controlli diagnostici sugli altri droidi. E la faccia da solo la diagnostica, grazie, no? Un droide energetico è formato da un generatore a fusione protetto da uno spesso rivestimento corazzato. Non abbastanza spesso. Il suo ciclo vitale è incredibilmente lungo, essendo costruito per sopravvivere a qualsiasi disastro, anche di natura radioattiva. Ma guarda, se incontra Delta, il suo ciclo vitale credo che sarà molto, molto... Battlefront 1, ragazzi, lo distruggevo sempre, lo ammetto. La corazza esterna rappresenta un ingresso, un sensore visivo e un segnatore acustico in grado di decodificare il linguaggio informatico e interagire con gli altri droidi. Inoltre, ogni droide possiede una vasta gamma di sofisticati sistemi diagnostici, tra cui uno spettrometro, degli scanner sonar, raggi X infrarossi,
prima di eseguire un rifornimento energetico, utilizza i propri sensori per effettuare approfonditi controlli di sicurezza. Nel caso rilevasse un malfunzionamento, il droide interrompe il rifornimento. Quando sono attivi, molti droidi energetici emettono stani suoni gutturali. E beh, ma non dicono il fatto che vengono torturati, che sono divertentissimi, cioè che sono il droide che ti viene più voglia di calciare per terra che esista, credo. Dai, te lo faccio leggere solo per te, soltanto perché ti piace leggere la versione Palpa con la voce sua. L'imperatore Palpa è il diabolico signore dei Sith che governa la galassia con il pugno di ferro per la sua mania. Ha ordinato la distruzione dei cavalieri Jedi rimasti e ha corrotto il terrificante apprendista Lord Vener. Palpa è un astuto manipolatore che iniziò la sua ascesa del Senato della Repubblica, diventando cancelliere supremo, fingendosi un sostenitore dell'ordine Jedi e uno strenuo difensore della democrazia. E in realtà, sotto i panni di quell'ambizioso senatore, si nascondeva il famigerato Darth Sidious, nemico dei Jedi della Repubblica. Sidious addestrò il signore dei Sith Darth Maul e convertì il conte Dooku e il generale Grievous. Sì, il famoso Sith generale Grievous, no? Darth Grievous. Supervisionando la creazione della confederazione degli stati indipendenti. Stati indipendenti d'America. Questo l'hanno troppo realistico. Dov'è il generale lì? Ma che è? Fa uno studio del generale Grant Kenobi. Bellissimo, bellissimo. Dai, continuiamo adesso. La rispettiva armata separatista, quando la galassia si ritrovò sull'orlo della guerra civile, un conflitto segretamente orchestrato da Palpa Sidious. Palpatine convince il Senato a garantirgli il potere, perché erano la stessa persona, sapete, a promuovere la creazione del grande esercito della Repubblica. In seguito assunse rapidamente il controllo di tutte le istituzioni e fece scoppiare la guerra. In realtà è scoppiata per caso, per puro culo che Obi-Wan si è messo a fare i fatti di tutti e l'ha fatto scoppiare, ma vabbè. Continuando a professarsi un alleato dell'ordine mentre inviava i Jedi al fronte e faceva credere al giovane Skywalker che l'ordine era corrotto. Dopo la sconfitta della Confederazione, Palpa tradì i Jedi. No, in realtà è prima, ma vabbè. Tradì i Jedi impartendo l'ordine 66. Al mio segnale, i soldati cloni scatenarono l'inferno, no, uccidendone migliaia. Prima che riuscissero a reagire. In realtà non hanno reagito perché sono morti tutti, vabbè. Con i Jedi quasi totalmente estinti, Palpa si proclamò imperatore, trasformando la vecchia Repubblica nel primo impero galattico della storia. Yeah. Una torcella più tarda più sicura. La serie. L'impero di Palpa si dimostrò fin da subito tirannico. E beh sì, perché Palpa, razzista! Non si legge la parola razzista. Malvagio, ha eliminato tutti i dissidenti in modo violento. Mi piace di tutti in modo violento. Io violo a morte. Vanno a morte per esilio. Madonna, che cattiveria. Tutti i modi di là. Costringendo senatori come Mon Mothma e Garm Belbi. Allora, io odio il nome di questo personaggio. Garm Belbi. Bill Gates, ecco. Bill Gates. Che dovrebbe essere uccisi. Utilizza Darth Vader per dare la caccia agli eroi superstiti, eliminando gli ultimi esponenti di questa nobile casta razzista, per assicurarsi di non essere mai detronizzato. Nel frattempo ha avviato una corsa agli armamenti senza precedenti, iniziando a costruire le navi, stazioni spaziali, armi incredibilmente potenti, sai, no? Dando lavoro a tante persone, ma questo non lo dice perché, certo, sotto il dominio di Palpatine i pianeti continuano a essere schiavizzati o annientati, i dissidenti assassinati, le industrie nazionalizzate, ma la pace risiede nei cuori e negli animi di tutti i cittadini dell'impero. Ma praticamente questa parte l'abbiamo letta, abbiamo fatto soltanto le descrizioni dei personaggi, credo che la stoppiamo qui perché abbiamo fatto praticamente tutta una narrazione del database. Va bene che la galassia è sotto il terrore tirannico, bla bla bla, però June Eclipse è felice e qui e questo è quello, esatto, che conta. Facciamo così, la stoppiamo questa registrazione che abbiamo fatto tutto il database, perché poi dobbiamo leggere il database quando incontriamo per personaggi, perché qua abbiamo per ora esatto. Quindi qua la stacchiamo qui dal 38, al prossimo video passo e chiudo.